Allora, noi siamo alla fine di questa settimana. Chi l'ha ingarrata questa? E quindi faremo delle cose un po' particolari. Questa è la serata a cui ci hanno chiesto, grazie maestro, di cantare, ma non è l'occasione, insomma. Volevo approfittare invece di un signore che è in sala, prima l'ho presentato, perché non capita tutti i giorni di conoscere una persona straordinaria, particolare, originale, come il nostro, direbbe il mio amico, il nostro conterrone, Gabriele Di Pietro. Ci sta? Dove? C'è un applauso. Gabriele, dai. Dice una cosa. Lui è stato... Lui è stato, ed è tuttora, un grande campione di questo articolo, che pure se si fabbrica a Castelfidardo è uno, sì, okay. È lo strumento, credo, più usato in Abruzzo. Cioè, quando è che ti accorgi che vai alla casa in abruzzese? Quando entri e sullo stipite della porta ci sta la Dubot e San Gabriele. Ma c'è Goran? Allora, guarda, credo che non ti capiterà più nella vita, io te lo auguro. Un chitarrista straordinario, dai, vieni, accompagna, mentre l'altro lato, signori, ecco, aumentate un po', Lucas, la chitarra, aumenta un po' la chitarra, ok, maestro, tu fai solo col pollice. Io guardo che accordi fai, tu. No, guarda, è quell'accordo che dovrebbero darci tutte le sere. Sol do. Sol re. Allora, tu lo so che stai distante da qua. Tu sei stato, dillo al microfono, l'inventore di un brano che ha fatto il giro del mondo. Che è... Sì, nel 1987 ho avuto la fortuna di andare appunto a Canale 5 da Corrado, che... farei un applauso a lui, purtroppo. E vinci la corrida, diciamo, l'edizione, la puntata, con la Polca del Trillo, questo brano che adesso... La Polca del Trillo l'hanno del fatto Trillo, in parecchi, sì. L'hanno copiato in tutto il mondo, veramente. Sì, è vero, però è un pezzo, un brano di Gabriele Di Pietro. Sì. Attacca Gabriele. Lo so che non è il bagaglino, non è il salone Margherita, devo andare a una cantina qua. Dai. Oh, hanno attaccato la chitarra, arpi da capo, da capo, non ti preoccupare. Quando vedi che sono andati il pubblico, ce ne è pure uno. Vai. Lui parla così abruzzese che non capisce neanche io. Dai, attacca. Thank you.
cresime, battesime, matrimonio e anche divorzi. Siamo tutti disponibili. Grande applauso a Gabriele Di Pietro da Torlupara. Se qualcuno di voi lo va a raccontare in giro, io lo trovo e i miei fratelli serbi. No, io credo che da questa sera è sconsacrato questo tempio. No, avrei dovuto cantare una canzone, ma ho preferito chiudere in questa maniera perché è più autentica che non una canzone d'induccio. Questa è vera cultura popolare.